cosa io penso del resto in senso generale, penso sia noto ormai, no? Cioè, abbiamo fatto un bel sussidio, un nuovo sussidio di disoccupazione che non risolverà ovviamente le problematiche della povertà. È un progetto che parte da lontano in realtà, no? Quindi parte da quando noi nel 2015 depositammo la nostra proposta di legge in questo senso, che ha stimolato quello che è stato poi l'iter di quello nato dalla Giunta per poi passare ai gruppi di maggioranza, che teoricamente si appoggia su quello che è stato lo studio fatto dall'Università Modena Reggio, no? Per conoscere la platea, per capire. Fatto che questo passaggio tra Giunta e maggioranza ha modificato molto le caratteristiche annunciate a suo tempo e addirittura non perseguendo quelli che sono poi i risultati di quello studio fatto dall'università. Ora, io capisco che ci siano, nessuno pretende l'immediatezza dell'attuazione di un progetto di questo genere, ha dei tempi ovviamente, ha delle burocrazie gioco forza che devono essere espletate, lo capisco, verso enti che normalmente, insomma, questo tipo di strumenti non ha mai operato con la regione perché non esistevano, quindi deve c'è un avvio. Ci sono enti però su cui diciamo i tempi lunghi sono inaccettabili e sono enti con i quali noi collaboriamo da decenni, potremmo dire INPS per dire qualcuno, o dovremmo avere già collaborato, visto che i sistemi formativi di questi enti, agenzie per l'impiego che comunque dovranno essere coinvolte, INPS e quant'altro, sono enti che hanno i loro sistemi formativi, direi anche, penso, profumatamente pagati ormai, e che in 2 anni da quando la Giunta annunciò, insomma, stimolata forse da aver depositato noi il primo testo, che aveva intenzione di produrre qualcosa in questo senso, che ricalcava in maniera molto simile quelli che erano i nostri obiettivi. Sono passati 2 anni, in 2 anni diciamo che si può progettare una legge come si può progettare già quelli che saranno gli strumenti che dovranno sostenere questa legge. In questo senso, ecco, io non accetto molto, molto il discorso del ok, i tempi, nessuno pretende che le cose vengano fatte in pochi giorni, ma il fatto che si debba lavorare su dei software che in realtà si tratta di andare a coordinare quelli che già esistono e da informatico non ci vogliono 2 anni, non ci vogliono 2 anni. Soprattutto con quegli enti, non dico con gli enti diciamo statali, ma con quegli enti che a livello regionale, con quali a livello regionale noi dovremmo teoricamente già dialogare da tempo e che conosciamo abitualmente perché comunque collaboriamo per altre questioni. Quindi in questo senso diciamo che non vedo una grande operatività che possa creare quell'efficacia dello strumento che si voleva realizzare. Non torno sugli 80 euro che tanto è inutile fare dell'ironia gratuita, credo che ci si sia un po' dimenticati di fare ciò che chiedeva anche l'ordine del giorno che fu approvato, che riguarda il regolamento del RES, il 21 marzo, che mi vedeva tra l'altro primo firmatario, che chiedeva la realizzazione di misure politiche attive e lavoro integrate con l'attuazione delle misure regionali di contrasto alla povertà anche attraverso fondi nazionali, regionali e comunitari. Questo ancora non abbiamo notizie. Credo che per fare questo tipo di operazioni, che possono essere di sicuro efficace per qualcuno sì, come dicevo all'inizio, non andremo a risolvere la povertà in Emilia Romagna perché non è l'obiettivo del RES per come è stato modulato dal gruppo di maggioranza. La coalizione ha avuto diciamo una conformazione che ha identificato altri obiettivi di questo strumento, che non erano quello al contrasto alla povertà in maniera universalistica, al di là di quello che si possa declinare nel testo, le caratteristiche di universalistica erano ben poco. E quindi ci ritroviamo ancora così ad aspettare che qualcuno che
sia in grado di dare delle risposte ai comuni che stanno cominciando ad ottenere le richieste, le informazioni, possa rispondere adeguatamente. Al momento sono un po' tutti nel limbo e speriamo di riuscire a fare in modo che non si debba aspettare magari le prossime elezioni politiche per riuscire a sgravare qualche soldo in più a chi è in difficoltà, visto che per quanto riguarda l'approvazione di questo testo annunciato prima e dopo una delle votazioni non ha sortito gli effetti che si pensava, penso. Spero, sinceramente, che non si arrivi a fine legislatura nazionale per arrivare prima delle politiche ad annunciare che ci saranno queste cose, e farle in maniera in tempi utili credo che sia fondamentale, perché al di là del fatto, ed è noto e non è certamente un segreto, che io sia molto critico su questo strumento, che non ritengo assolutamente efficace per quello che è la mia visione di contrasto alla povertà, spero che almeno quelle poche persone, che spero sempre di essere smentito e che saranno invece tante, che potranno accedere a questa tutela, possano farlo nel più breve tempo possibile, perché effettivamente averlo annunciato ha creato delle aspettative che adesso bisogna in qualche modo esaurire, e quindi bisogna farlo più velocemente possibile. Grazie.